Maria. Allora, direi che adesso possiamo, dopo questa breve ma nello stesso tempo molto densa analisi di che cosa si intende, abbiamo inteso, come abbiamo declinato l'educazione in social network, entrare un po' più nello specifico di quello che è il tema centrale del libro, ossia quali sono le potenzialità e le criticità che i social network aperti del tipo come l'abbiamo introdotto, ossia ambienti alla Facebook, alla Twitter per intenderci, quando vengono proposti in un ambiente di educazione formale. In questo mio breve intervento cercherò di presentarvi le maggiori potenzialità che questi ambienti offrono da un lato, ma anche le principali criticità che offrono. E nella speranza che alcune linee guida che noi abbiamo elaborato possano servire e essere utili in qualche misura per coniugare potenzialità e criticità e per dare come esito una progettazione didattica soddisfacente. Allora, vediamo innanzitutto quelle che in letteratura sono state definite le affordance pedagogiche dei social network. Questo breve ma molto denso e succoso elenco che vedete qui riportato è in qualche misura il distillato di quello che è possibile rintracciare in letteratura oggi, sia in quella specialistica che quella con taglio più divulgativo, e che con Maria abbiamo condiviso anche attraverso una serie di confronti, di riflessioni, di discussioni nell'arco appunto di questi mesi, lunghi mesi che ci hanno impegnato nella elaborazione di questo testo. Sono quattro punti che in realtà potrebbero essere sviluppati e potrebbero ramificarsi in maniera molto più complessa e articolata. Dal nostro punto di vista, e quindi perché li abbiamo fatti nostri, i social network di tipo aperto, appunto, possono offrire un importante supporto a processi di socializzazione, di comunicazione e di costruzione di quello che viene chiamato il senso della comunità. Indubbiamente, questi ambienti, proprio perché nati specificamente per favorire la comunicazione, la socializzazione, il senso anche dello stare insieme, seppur a distanza, virtualmente, nella rete, come preferiamo definirlo, offrono un indubbio valore proprio dal punto di vista della creazione del legame sociale. Noi sappiamo come tante esperienze di tipo e-learning, blended learning e così via, di formazione a distanza in generale, soffrano spesso proprio di questa mancanza, cioè quanto magari si tratti di percorsi che siano stati molto ben progettati dal punto di vista didattico, pedagogico, dal punto di vista dell'apprendimento dei contenuti e quindi su un piano principalmente cognitivo, quanto dicevo poi in realtà, come dire, mostrino il fianco quando si tratta di andare a vedere, di andare a indagare meglio la componente sociale, socio-comunicativa, relazionale e anche emotiva che caratterizza queste esperienze. I social network, da questo punto di vista, proprio perché si inseriscono all'interno di un clima, di un ambiente sociale, relazionale già esistente, possono offrire un notevole, valore aggiunto rispetto ad esperienze di apprendimento che si focalizzano di più sugli aspetti dei contenuti e sui processi cognitivi che si vogliono attivare. Da questo punto di vista, il secondo aspetto, quello dell'apprendimento sociale e delle attività collaborative, in qualche misura può, anche se non necessariamente ne deriva in una relazione di causa ed effetto, essere un corollario di questo ambiente, di questo clima di socializzazione e di comunicazione che in qualche misura si è già venuto a creare. Il terzo aspetto riguarda indubbiamente la condivisione di risorse e di materiali originali. Noi sappiamo come moltissime, se non tutte, le piattaforme di learning, da Moodle a quelle proprietarie, eccetera, offrano una serie di materiali didattici specificamente predisposti, progettati e realizzati per quell'esperienza di learning. Ma in qualche misura soffrono anche dei limiti del fatto di mettere a disposizione materiali
specificamente, se non esclusivamente, concepiti per questo scopo. In un social network è possibile attingere a materiali e a risorse che provengono anche da altri contesti, che non siano quelli tracciati dai limiti in qualche modo circoscritti e restrittivi del corso tradizionalmente inteso, proprio perché si tratta di ambienti aperti e che quindi in qualche misura possono far riferimento alla ricchissima mole di risorse messe a disposizione da internet in generale, dal social network in modo particolare. Questo ha come conseguenza ulteriore quindi un ampliamento dei contesti di apprendimento che non rimangono appunto più confinati all'interno dei limiti in qualche modo ristretti, se non restrittivi, del corso tradizionalmente inteso, proprio perché consentono di includere al proprio interno risorse, competenze, stimoli, supporto offerte da un ambiente molto più ampio e variegato proprio perché aperto. Se questi sono gli indubbi vantaggi testimoniati anche da esperienze didattiche e di ricerca ormai sempre più documentate, è altrettanto vero che bisogna anche tener conto di quelle che sono le maggiori criticità che questi ambienti presentano. Noi nel compilare in qualche modo questa lista abbiamo tenuto conto soprattutto di un ambiente come Facebook, dato che poi alla fine, voglio dire, tutti, che siano insegnanti di scuola media, inferiore o superiore, e docenti universitari e così via, tutti devono confrontarsi prima o poi con la presenza o meno di Facebook all'interno dell'ambiente di apprendimento più ampio e più completo. Abbiamo pensato che fosse opportuno condurre una riflessione specifica proprio su questi limiti, anche se vogliamo, e criticità che ambienti alla Facebook offrono. Qui li trovate un po' mescolati perché si tratta di aspetti, di sfide in qualche misura e di criticità che afferiscono a ambiti di natura molto diversa. Da un lato abbiamo un digital divide che, come ormai ben sappiamo, non è solo di tipo esclusivamente tecnologico, ma ha a che fare sempre di più con un divario basato sulle competenze di tipo tecnologico. Ed è indubbio che esista un digital divide anche rispetto all'utilizzo dei social network. A corollario di questo va sicuramente tenuto conto il fatto che non tutti, sia docenti che studenti, sono iscritti su Facebook, alcuni perché come dire, non sono interessati, non sono motivati, o addirittura in qualche misura hanno un pregiudizio ideologico nei confronti di questo ambiente. Ebbene, è comunque importante, qualora si decida di includere la presenza di Facebook all'interno dell'ambiente di apprendimento più ampio, tener conto anche e soprattutto di questi aspetti. È indubbiamente vero che Facebook non offre funzionalità specifiche per l'apprendimento formale. Quindi qui parliamo di strumenti per la valutazione, per il monitoraggio, per la condivisione, per lo scambio, a supporto dei processi collaborativi sufficientemente strutturati. E questo è un altro aspetto di cui bisogna tener conto. Un'ulteriore criticità è quella relativa alla mancanza di tempo, di disponibilità, che è l'ulteriore carico di lavoro che comporta per decidere di utilizzare questo ambiente insieme ad altri, sia per i docenti che per gli studenti. Un ulteriore aspetto importante da sottolineare è come questo, come dire, è stato in qualche misura abbondantemente, ampiamente sottolineato anche nella letteratura, nel cercare di far convivere aspetti, elementi di educazione formale, di studio in qualche modo, accanto a aspetti invece magari più conviviali, più legati alla socialità, allo scambio informale, eccetera, porti o possa portare inevitabilmente ad quella che noi abbiamo chiamato l'erosione dei ruoli tradizionali di docente e studente.
Questo ad esempio lo trovate collegato al punto subito, presente subito sotto. La nonnosa questione che tutti gli insegnanti si pongono è preferibile che avere nella propria rete di amici o di contatti anche i propri studenti oppure no? O è meglio tenere in qualche misura le distanze? Seppur ci si trova coinvolti assieme all'interno di un gruppo, di una pagina, di quello che si vuole. Per quanto riguarda lo svolgimento di attività legate alla scuola, all'università, eccetera. Poi, però, nella propria rete di contatti, è meglio mantenere le distanze oppure in qualche misura queste distanze vanno colmate, vanno annullate, facendo una scelta di questo tipo? Ecco, siamo convinte che anche se facessimo un sondaggio tra gli insegnanti, magari presenti qui stasera, che partecipano a questo webinar, non credo che arriveremo mai ad una opinione comune o ad una visione condivisa, proprio perché magari le esperienze che ci hanno portato a decidere per una soluzione rispetto ad un'altra sono sicuramente diverse e variegate. Proprio perché occorre tener conto di quello che di quello che abbiamo chiamato il digital divide legato all'utilizzo dei social network e quindi anche a un tasso di adozione incompleto sia da parte dei docenti che degli studenti. Dal nostro punto di vista, qui l'abbiamo messo indicato con un punto interrogativo, qualunque attività didattica da proporsi all'interno di Facebook dovrebbe essere, a nostro avviso, considerata come un'attività volontaria. In qualche modo non come una prescrizione che costringerebbe gli studenti che non siano iscritti a farlo o quelli che lo utilizzano normalmente nelle loro attività di svago o di socializzazione ad usarlo anche per motivi di studio. Allora, queste scelte che sono scelte importanti, che hanno delle ricadute significative e anche pesanti poi nella relazione, nella ridefinizione dei ruoli tra gli studenti e i docenti, nella definizione anche della propria identità professionale, sia di studente che di docente, vanno attentamente considerate e in qualche misura contrattate. Di questo poi magari parleremo meglio a breve. In molta letteratura viene testimoniata quello che vi è stato definito il potere distraente e l'alta incidenza che un utilizzo sistematico, comunque frequente, di questi ambienti può avere sul rendimento scolastico ed accademico. Anche qui, come dire, occorrerebbe essere sicuramente consapevoli del potere distraente che Facebook può causare, perché un conto è, come dire, essere confinati all'interno delle mu di une mura di un istituto, di un edificio scolastico, dove, come dire, i tempi dello svago, i tempi dello studio, i tempi della lezione sono ormai stati tradizionalmente scanditi e definiti con grande precisione. Un conto è ritrovarsi all'interno di un ambiente, di un contesto, seppur virtuale, in cui questi confini sono molto più smussati, per non dire che corrono il rischio di essere definitivamente annullati, e quindi occorre, come dire, assumere consapevolezza e adottare anche delle misure atte a limitare questo rischio. Perdita del calore dei contatti reali. Questo, come dire, in qualche misura è l'accusa che viene mossa a internet, alla rete, alle comunità online, ai gruppi, ai social network, ai social media e così via. Non mi sembra che sia una specificità dei social network o di Facebook in particolare, è sicuramente un aspetto però di cui occorre tener conto anche a proposito di questo. Lo anticipavo prima, la mancanza di strategie di valutazione adeguate è sicuramente un aspetto importante di cui tener conto nel momento in cui si progetta e si realizza un'attività didattico-formativa su Facebook. Esistono poi una serie di ulteriori aspetti che sono l'incertezza legata all'identificazione. È vero che Facebook in qualche modo costringe, tra virgolette, per sua natura, a registrarsi, a qualificarsi con il proprio nome e cognome.
Io stessa che mi sono iscritta a Facebook, lo ricordo benissimo perché era una data che non si scorda facilmente, il 1º aprile del 2008, su invito di una mia cara amica, nonché collega, a quei tempi rimasi, come dire, spiazzata quando mi viene richiesto di inserire i miei dati, il mio nome e cognome, la mia data di nascita e quindi di qualificarmi come Stefania Manca realmente esistente nel mondo. Questo credo che sia stato, come dire, una novità per molti di noi, magari abituati a frequentare la rete, le comunità, i forum, però quasi sempre, se non esclusivamente, utilizzando dei nickname o comunque in qualche misura adottando delle strategie di semi-anonimato. Ecco, Facebook costringe, nel senso che lo stesso Zuckerberg e i fondatori di Facebook invitano caldamente gli utenti a qualificarsi con i propri dati reali, però è indubbiamente vero che tanti utenti di Facebook non lo fanno e quindi esiste comunque un problema legato all'identificazione. Quindi dietro il nome e cognome di uno studente può nascondersi un'altra persona di cui non è possibile accertare l'identità. Questo è un aspetto importante di cui tener conto, soprattutto se esistono esigenze di certificazione, di valutazione dell'apprendimento e così via. A questo si collega l'ultimo punto, quello legato alla questione di privacy e di sicurezza online, e qui Maria vi ha parlato, vi ha accennato a tutti quegli aspetti, come dire, incresciosi che avvengono nella rete in generale e in modo particolare all'interno di a questi ambienti, quindi il furto di identità, il cyberbullismo, il cyberstalking e così via. Ecco, anche questi sono aspetti di cui comunque è importante bene essere consapevoli e per adottare delle misure congrue. Ultimo, anche se non sicuramente per importanza, è una carenza di buone pratiche documentate, testimoniate, anche se incominciano ad essere disponibili. Anche noi alla fine, in una degli appendici del libro, ne abbiamo raccolte alcune da parte di insegnanti che hanno maturato delle esperienze in questo senso e che in qualche misura hanno messo a disposizione di altri il distillato della loro esperienza. Però è vero che a tutt'oggi manca un adeguato repertorio, un adeguato catalogo di buone pratiche a cui potersi ispirare, da cui trarre ispirazione. Quindi, sulla base delle considerazioni fatte fino a questo momento, dove abbiamo visto molto brevemente, sinteticamente, potenzialità da un lato e criticità o pericoli e rischi dall'altro, abbiamo provato a indicare una serie di linee guida per chi voglia appunto progettare un'attività di apprendimento, un'attività formativa che preveda la presenza e l'inclusione di social network aperti quali Facebook all'interno dell'ambiente di apprendimento più ampio. Nel libro li troverete spiegati e presentati con maggior dettaglio. Io qui ve li riporto per punti, secondo una categorizzazione per temi, quella che a noi sembrava più significativa da mettere in evidenza. Esiste sicuramente Ah, scusate, c'è Luca che mi fa una domanda. Ma no, facciamo alla fine. Allora, scusate. Dicevo, abbiamo individuato una serie di dimensioni che sono una dimensione sociotecnica, una dimensione amministrativa e gestionale, una dimensione istituzionale, una pedagogica e una etica. Allora, vediamo brevemente ciascuna di queste. Allora, per quanto riguarda la prima, la dimensione sociotecnica, qui si tratta di considerazioni che in qualche misura discendono dalle criticità che ho messo in evidenza poco fa. Da un lato è necessario garantire che tutti gli studenti siano registrati su Facebook, quantomeno accertarsi che lo siano, non certo costringerli qualora non abbiano interesse o abbiano dei validi motivi per non farlo. Dall'altro è altrettanto, se non addirittura più importante, promuovere negli insegnanti e negli stessi studenti, come abbiamo visto poco fa,
attraverso la presentazione di Maria, lo sviluppo di abilità tecniche e sociali per partecipare in maniera adeguata e consapevole nei social network, quindi quelle che abbiamo chiamato le social networking skills. Esiste poi una dimensione amministrativa e gestionale. Non dimentichiamoci che sia anche vero che l'insegnante spesso fa delle scelte in completa autonomia, se non addirittura in isolamento. È altrettanto vero che un supporto di tipo amministrativo e gestionale offerto dall'istituzione, sia questa scolastica o universitaria, sarebbe importante che ci fosse. Quindi, da un lato, offrire il supporto di tipo tecnico, logistico, ma anche pedagogico, attraverso la formazione e la condivisione di buone pratiche. In qualche misura l'insegnante dovrebbe sentire di far parte di un'esperienza condivisa che altri parallelamente o precedentemente a lui hanno già sviluppato e che hanno portato avanti, perché possa inserirsi all'interno di una sorta di tradizione d'uso legata a questo tipo di strumenti. L'altra considerazione che riguarda sempre questa dimensione amministrativa e gestionale è quella di utilizzare il social network l'abbiamo detto prima, come uno strumento opzionale dentro e fuori la classe, sia questa scolastica o universitaria. Ecco, come dire, noi non ci sentiremmo di imporlo né di prevederlo come vincolo stringente di partecipazione agli studenti, anche se è vero, questo mi è stato testimoniato di recente anche da una collega che tiene dei corsi all'università qua a Genova, che di fronte alla scelta se usare la piattaforma d'Ateneo o usare Facebook per condurre la loro attività di gruppo, sono sempre di più gli studenti che preferiscono usare Facebook rispetto alla piattaforma d'Ateneo. Altri colleghi, la stessa Maria, ne parlavamo in questi giorni, testimoniano invece esperienze diverse che vanno magari in direzione contraria. Cioè, voglio dire, ci sono ancora molti studenti che oppongono resistenza rispetto a proposte didattiche innovative, tra virgolette, di questo tipo, di fronte alla quale reagiscono quasi con sdegno, dicendo: ma no, ma Facebook per noi è l'ambiente dove parlare, socializzare, va bene, sì, con i colleghi di corso, ma per studiare, per fare le cose serie, preferiamo farle altrove. Quindi io credo che questa sia una situazione ancora molto diversificata e a macchia di leopardo, che non si possa generalizzare, che non si possa dire gli studenti, i ragazzi oggi preferiscono co fare così o preferiscono fare in quest'altro modo, perché in realtà anche nel repertorio di esperienza a cui noi abbiamo accesso nella nostra pratica quotidiana, le risposte sono veramente estremamente diversificate. Per venire agli aspetti istituzionali, allora qui sarebbe bello, tutti noi lo vorremmo da un certo punto di vista, che esistesse una sorta di regolamento, di decalogo, di suggerimenti, di linee guida su come usare questi ambienti, sia per motivi professionali, personali, didattici e così via. Ecco, io credo che sia ancora presto per nutrire un'ambizione di questo tipo. Ciascuno di noi sta contribuendo a creare questo regolamento, a creare questo decalogo di buone pratiche, di buoni comportamenti. Nessuno di noi ha la possibilità di far riferimento a qualcuno esperto, autorevole, che sia venuto prima e che ci dia delle indicazioni. Credo che solo col fare, come dire, in qualche misura sporcandosi le mani, passatemi questa espressione, possiamo arrivare a condividere, a costruire insieme una serie di regole di questo tipo. Nel frattempo, come dire, dovremmo cercare di sorreggerci anche un po' a vicenda e di provare sperimentando. È chiaro che sarebbe bello anche poter arrivare a negoziare una visione comune sulla relazione insegnanti-studenti, dicevamo prima. Essere o non essere amici dei propri studenti su Facebook? Questa è una delle domande
gli insegnanti oggi si pongono, alle quali credo non si sia ancora arrivati a dare una risposta definitiva. È però importante che questa visione comune venga negoziata, venga condivisa, venga dibattuta nell'ottica di arrivare un giorno ad avere delle idee un po' più chiare in merito. Per arrivare adesso al cuore, non l'ho lasciata per ultima, penultima a caso, ma mi interessava in qualche misura portare l'attenzione su questo aspetto, sulla dimensione grossa, che è quella pedagogico-didattica, perché è qui che è importante, soprattutto importante, come dire, far convergere la riflessione. Allora, qui vedete elencati alcuni punti che sono utilizzare i social network come strumenti per supportare e facilitare la discussione e la collaborazione a scopo educativo. Ecco, se proporre delle attività didattiche di tipo individuale, di tipo autoistruzionale, può aver senso all'interno di un altro tipo di ambiente di apprendimento, all'interno di un social network, come dire, va da sé che non perde completamente di significato e di valenza. Quindi se si decide di usare ambienti di questo tipo, deve essere soprattutto e principalmente per supportare e facilitare la discussione e la collaborazione. Allo stesso tempo diventa importante, se non fondamentale, promuovere lo sviluppo di capacità metacognitive e di autoregolazione per gestire il rischio della distrazione. Allora, se, come dire, gli studenti già dall'età di, i ragazzini già dall'età di 6 anni diventano molto bravi nell'imparare, nel capire quando a scuola è bene parlare, è bene tacere, è bene ascoltare e così via. Quindi perché esiste tutto un repertorio di comportamenti codificati, è vero che all'interno di ambienti di questo tipo non esiste nulla del genere. E quindi incoraggiare lo sviluppo di capacità di metacognizione da un lato e di autoregolazione del proprio processo di apprendimento diventano dei requisiti fondamentali. Dal punto di vista della valutazione, valutare la riflessione degli studenti sul proprio apprendimento sotto forma di valutazione formativa e non ad esempio di tipo meramente sommativo è un altro aspetto di cui è importante tener conto e da valorizzare appieno. Proprio perché all'interno di questi ambienti, pur in mancanza di strumenti specifici per il monitoraggio, ad esempio, è importante, come dire, valutare e tenere traccia del processo. Ecco che a questo si deve accompagnare un approccio alla valutazione che vada più nella direzione di essere una valutazione formativa che non sommativa, appunto. Quindi sviluppare anche strategie di valutazione che includano la partecipazione alle attività attraverso dispositivi come rubriche, portfolio, riflessioni e così via. Insomma, tutto quell'insieme di pratiche che attiene e che fa riferimento al repertorio della valutazione formativa. Un altro aspetto assolutamente importante, spesso, come dire, non considerato adeguatamente, è quello di assumere consapevolezza delle pedagogie implicite che informano sempre e comunque, sia che ne siamo consapevoli o meno, il modo in cui le attività di apprendimento e i ruoli sono stati concepiti. Questo è un aspetto a nostro avviso particolarmente cruciale, quindi la definizione dei ruoli, le aspettative, i confini fisici, logici e mentali che un ambiente di apprendimento si costruisce, tutto questo che in qualche misura noi ci portiamo da una tradizione pedagogica di tipo scolastico, accademico, universitario, come la vogliamo chiamare, e che importiamo inconsapevolmente all'interno anche di ambienti di apprendimento di tipo virtuale, vanno assolutamente esplicitate. E infine, e qui ho quasi concluso, esiste una dimensione etica, ossia la promozione degli studenti della consapevolezza su problemi inerenti alla privacy e la sicurezza di cui appunto abbiamo parlato, che è altrettanto importante considerare. Per concludere questa parte, in sintesi, questi sono i 3 punti che noi abbiamo, come dire, scelto per proporveli come in qualche misura delle keyword, che sono
Un cauto ottimismo, come dire, un ottimismo, una positività che non sfoci però, come dire, in fanatismo, in acriticità, tenendo conto delle criticità appunto che questi ambienti offrono, ma anche delle grandi potenzialità, un'assoluta attenzione da prestare sempre e comunque alle pedagogie implicite che ci portiamo dietro, sia come studenti, come insegnanti, e l'importanza ineliminabile delle social networking skills, così come ve ne ha parlato Maria, a cui adesso passo la parola.